ogni parlamentare del Partito Democratico, con una detrazione, con un rimborso di 1.000, 2.000, 3.000 euro, ogni parlamentare che è qui, e non solo qui, anche nei banchi di altri gruppi, versano 1.000, 2.000, 3.000, almeno 4.000 euro al mese per mantenere i partiti, che sono uno strumento previsto dall'articolo 49 della Costituzione. E lo facciamo con orgoglio, non è che lo facciamo nascondendoci. E io con orgoglio dico che noi i partiti li difendiamo sotto questo punto di vista anche con le risorse economiche. Voi invece questi soldi qui non mantenete i partiti, fate altro, e noi cosa fate non lo sappiamo. Ma poi perché ora in calendario? Perché adesso in calendario? Adesso in calendario perché la vostra preoccupazione è di poter motivare il no al referendum costituzionale. Noi, in coerenza con quanto abbiamo detto, 1.969, 1.000 iotti, 1.000 parlamentari sono troppi, noi li vogliamo ridurre, noi li vogliamo ridurre, voi volete tagliargli la paga ai senatori, noi li cancelliamo, è una differenza di sostanza e non c'è demagogia, non c'è demagogia, c'è rendere il nostro sistema più efficiente prima che più economico. Abbiamo un ospite importante, abbiamo adattato la nostra agenda a quella di Beppe Grillo oggi. Io gli pregherei, Beppe Grillo, dopo di andare non solo qui, ma anche in un altro colle, qui vicino a Roma, a parlare di auto blu, di consulenze, di tagli di costi inutili, perché altrimenti qui non si può solo fare l'opposizione, bisogna anche saper governare ed essere onesti con i propri elettori, dicendo che cosa bisogna fare con i costi quando si compete. Però Presidente, voglio chiudere, ancora un minuto di tempo, e lo uso per dire questo, la politica ha bisogno di credibilità. E la politica non ritrova la credibilità. Colleghi, per favore. E la politica non ritrova credibilità dicendo che prende meno soldi puntando a lasciare la questione l'obiettivo. La politica torna a essere credibile quando diventa efficiente, Presidente. Noi qui stiamo a rendere efficiente la politica in questo Paese, con la coscienza pulita e con la voglia di dare una dimostrazione in questo Paese per cambiare sul serio. Il collega